Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xuder e io sono la Bobby. Mamma mia ragazzi, amore oggi mio, oggi siamo qui con un super mega Bobby, amico Dark House. Ragazzi, guardate che meraviglia spettacolo. Abbiamo di due bauli magici da aprire, un baule gigante, un super magico, non so neanche se abbia quello del clan 10 su 10, no, quello non ce l'ha da aprire, non dono niente, non so cosa vuole. E il baule della corona, mio Dio ragazzi, oh my god, si potenzialmente 12-13 mila soldi per Sugoso, io non so con che deck però giochi il nostro amico Dark. No, no, prima gli apro subito il baulo della corona così. Vai, vai. Abbiamo due gemmine. Molto bene. Poi qua bisogna ragazzi sperare nelle leggendarie davvero però, eh. Vai. 12 goblin, gang. Gang di goblin, molto bene. Poi abbiamo 28 scheletron barre nell'altarile di scheletron. Il barile di scheletron, vediamo un po' che 39. Dai, 39 Caballeros, cosa ci vuole? E 9? 9 arieti da battaglia. Brava, vedi che la Pami li sa, vedi che li sa. Beh ragazzi, beh, la prima... Il perché non lo so, te lo metto in italiano. Porca miseria, sono costretto a riavviare tutto perché non mi sa, non mi è poliglotta, non mi è. Ragazzi, non so neanche che deck abbia lui. Gliela provo così in battaglia e poi andiamo a fare il mega chest opening. Dai, dai, con blue stack, con blue stack. Con che cacchio di deck gioca Dark ragazzi? Subito un'apertura, subito un'apertura con la capanna dei goblin centrale. Vediamo di potrei andare con il miner e con il drago inferno per vedere se riusciamo a fare abbastanza male. Bene il drago che se ne va di là ragazzi, ha alloccato. Cosa ha alloccato? Ha dato il suo miner, ha alloccato. Oh mio Dio, no, non si gioca così il suo deck. Piano, ok. Oh mio Dio, c'ha il gigante all'otto, c'ha il gigante all'otto. Aspetta un attimo, aspetta, la torre infernale verso chi? Lui ha la... Ma fai a sapere che lui ha la torre, scusami. Ah, ho capito. E ho capito cosa difendevo, che c'ha il mago elettrico. Aspetta che adesso la devo giocare alla torre infernale, non appena riesco a piantellarla giù. E io quasi quasi sì, sì. Devo proprio tirare qua la torre inferno ragazzi, la devo proprio tirare. Bene che va sul peccone, bene che va sul peccone. Malissimo, 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 malissimo. Peccone è andato perché? Però sul miner. E wasabi 1601, attenzione tra il suo miner. Scusami Dark, porca vacca porca. Aveva detto che non faceva niente, che ah ok, ok, meno male, anche perché non vedo cosa posso fare. Dov'è lo grider? Dove cacchio è lo grider? Dove cacchio è lo grider? Niente ragazzi, possiamo solo aspettare che entri con la sua capanna dei goblin a farci piccoli ma insidiosi danni. Andiamo a mettergli il gigante davanti ragazzi e cominciamo la ripartenza. Non so se lui abbia la torre, non ne ho proprio idea. C'ha il peccone però, c'ha il peccone. Noi andiamo con il drago inferno e proviamo anche i pipistrelli, vediamo se riusciamo, perché modo a essere. Ok, viene zappato il pecco, il tutto il resto. Andiamo a tirare via i suoi pipistrelli con il nostro drago inferno. Fermiamo per fortuna. No, è ancora vivo il peccone. Incredibile, ragazzi. Pekka is alive. Pekka is alive. Ok, facciamo così. Riusciamo a fermare per fortuna e a togliere anche il mago elettrico. Ma è assolutamente una partita a senso unico. Non credo si possa fare molto più di così. Noi proviamo a spingere di nuovo. Ma guarda quanti goblin lancieri c'ha. Ma cos'è? Ma cos'era la festa dei lancieri? Era. Porca miseria, allora davanti un miner ragazzi, non facciamo passare per il momento, vediamo, no, non ha assolutamente... Lui gioca al miner. Lui gioca al miner, quindi noi andiamo a perdere la torre molto tranquillamente, 41 con la poison. E a 20 secondi dalla fine direi che questa è veramente una partita molto molto obbrobriosa che non sa da fare. No, non è il mio deck ragazzi, non è il mio deck, è anche il mio profilo. Abbiamo una torre completamente spostata proprio di là e ne andiamo anche a zapparcela già che ci siamo. E lasciamo purtroppo che i due pecconi vadano ad infierire con grande prepotenza sulla mia torre principale. Per fortuna scade prima il tempo. Che ci possiamo fare? Che ci possiamo fare? Va bene, va bene, va bene. Allora ragazzi, non voglio assolutamente votare Clash Royale.
con cosa apriamo? Beh, io aprirei col gigantino, dai, andiamo a aprire il gigantino. Allora, abbiamo 924 di gold. Molto bene, 12.000 di già di soldi. 33 scheletri. Che brutta storia, che brutta storia. 8 estrattori di elisir. Estrattore non si può guardare, ragazzi, non si può guardare. 200 patate di elisir nel fondo. Madò, 214 di diverso. 53 di da battaglia. Ancora 53 arieti da battaglia, veramente non si può, non si può. Abbiamo un violetto, sinistro o destra? Quello. Questo, va bene. Andiamo a vedere il primo magico, ragazzi. Ne abbiamo 1320 di gold. Molto bene, molto bene, molto bene. Oh, ma una carta che usa Dark, gliela voglio andare. Sei mortaio. Oh, sei mortaio. Questi li usa? Non li usa. Li usa. Sono potenziabili, tra le altre cose. 35. Qua c'è, ragazzi, però. Dovrebbe seriamente esserci, non c'è, non c'è. 38 sgherri, 9. Ma cos'è questo coso di viola? Dai, dai. E 4 cuccioli di drago. 4 cuccioli di drago, però. Porca miseria. Però gli stiamo facendo una missione, apri quei bauli. Sentite, proviamo anche l'altro. Piano piano lo andiamo a vedere, dai. 1140 di gold, no, lo stai guardando? Si guarda nell'altro schermo, si guarda, dai! No, 5 fornaggi. Subito le rarelle così, forza! 40 baglio. È buono questo, dai che è buono! Ma ragazzi, la cura, veramente, la cura! 47 freccioline, potrebbe arrivare qualcosa, arrivano... Oh! Gli troviamo il cacciatore! Vabbè, il cacciatore non ce l'ha, l'ha sbloccato. C'è il cacciatore sbloccato. Non c'è la leggendaria. Ma non ce l'ha il baule leggendario. C'è il baule super magico e non è comunque obbligatorio. Tre guardie. Bene, guardie potenziate. Non ti piacciono le guardie. Brutta sito, ragazzi. Brutta. Andiamo ad aprire ancora i bauli, vediamo le missioni, gioca a carte, apri quei bauli, gioca a carte edificio, niente da fare, ragazzi, beh, i mortelli andiamo a donare a Nicola, che tanto non penso lui li usi. Siamo arrivati all'apertura del Super Pooper, siamo pronti? Porca miseria, dai, dai col Super Magico, 50 euro di baule, ragazzi. Bene, dai che andiamo. 13 moschettieri. Non li usa, ma fanno bene i moschettieri. Vanno sempre bene. 29 cacate da battaglia. Madò, 29 arieti da battaglia. Non si può. 31 macchine volanti. Neanche questa usa, ma ragazzi, ma che carte 143. Sono? Che carte sono? 64 goblin. Non ci credo. Dai. 524, stai ferma, 524 lì, ragazzi, viene da vomitare, sti vedono avanti e indietro. Non ci credo. Non c'è neanche una leggendaria. Non c'è neanche una leggendaria. Dai, neanche una leggendaria, raga. Modo, cosa gli abbiamo trovato? Cioè, ragazzi, veramente un chest opening. Mamma, oh, ragazzi, ma certo che quelli di Supercell hanno veramente tirato indietro le braccine, perché non si può non dare una leggendaria con un chest opening del genere. Cioè, veramente, veramente incredibile. Non si può, ragazzi, non si può. Vabbè, ragazzi, questo era il mega chest opening di oggi, fatto per voi. Noi ringraziamo Dark per averci dato il profilo e... devi aggiungere, che ragazzi, cosa? Che cosa? Se vi sta piacendo il video, mettete un bellissimo like. Dai, ragazzi, dai. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Sempre, comunque, mente. E attivate la campanella. E l'indondero. Sempre la campanella, ragazzi, per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Noi ci vediamo presto. Ciao.